Alberghi al completo e tanta vitalità nel centro storico. Meno camper dell'anno scorso, ma sicuramente più persone a piedi con il naso all'insù ad ammirare le bellezze del capoluogo. Così si presenta l'Aquila alla vigilia di Ferragosto. Nelle parole dei turisti, tanto stupore per la bellezza della città ricostruita. Quest'anno la trovo sorprendentemente rinata, sì, rispetto agli altri anni. Beh, a me sembra bellissima anche perché confesso che prima che turista sono stato insomma, abitante dell'Aquila, ecco, qualche anno fa. Sono venuto 2 anni fa, qui era ancora un sacco di cantieri e ora si sta riaprendo. Speriamo fra 4-5 anni che rivedremo l'Aquila come era prima. Io me la ricordo le prime volte in cui sono venuta, che era nel 1997-98, quindi un po' fa effetto, ma bellissima, merita sicuramente una visita. È splendida, io l'avevo vista tutta diroccata quando sono venuta anni fa, subito dopo il terremoto. È bellissima, è meravigliosa. Bella, me l'aspettavo ancora non in fase definitiva, diciamo, dopo le ristrutturazioni, invece è finita. Gran parte, perlomeno il centro storico, bello, bello. Per i poli museali, nella giornata di Ferragosto sarà possibile visitare il Munda, il Museo Nazionale d'Abruzzo, aperto tutta la giornata. Il Maxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, sarà aperto dalle 12 alle 20. Nel sito archeologico di Amiternum di Preturo domani sarà aperto solo il teatro e non l'anfiteatro, seguendo anche nella giornata di festa l'apertura alternata nei weekend. Comunque un passetto avanti rispetto all'anno passato, quando i turisti furono lasciati fuori dai cancelli senza risposte.